Amici di Calcio Napoli 24, siamo arrivati a Berlino, terza giornata di Champions League, domani sera Union Berlino-Napoli. Siamo arrivati però qui in quello che è lo stadio dell'Union Berlino, ma dove l'Union Berlino non gioca la Champions. Siamo allo stadio An der Alten Försterei, lo stadio dell'Union Berlino di Leonardo Bonucci, che però non ospita la Champions perché per una questione semplicemente di capienza. L'Olympia Stadion, lo stadio in cui l'Italia ha vinto i mondiali, ospita il triplo dei tifosi che può contenere lo stadio alle nostre spalle, però qui ci sarà la conferenza stampa dell'Union Berlino con l'allenatore Fischer e un calciatore per preparare la sfida al Napoli. Napoli che parlerà alle 19:15 con Rudy Garcia e Piotr Zielinski. Vi facciamo vedere giusto un po' la zona, perché chiaramente noi siamo abituati allo stadio Maradona con i palazzi di fuorigrotta attorno. Qui invece siamo nella foresta. Siamo nella foresta dove anche c'è il campo di allenamento dell'Union Berlino, dove abbiamo girato 12 minuti di immagini dell'allenamento della squadra avversaria del Napoli, quel parcheggio delle auto dei calciatori. E in questo stadio però ovviamente c'è lo stemma del Napoli, lo possiamo vedere lì con quello del Real Madrid e del Braga, perché qui si gioca la Youth League. Infatti domani alle ore 15 ci sarà la sfida tra le due formazioni giovanili, mentre alla nostra sinistra ovviamente c'è lo saluto dell'Union Berlino con tanto di benvenuto in italiano, in spagnolo e in portoghese. Lo stadio questo qui ve l'abbiamo fatto vedere, non sarà chiaramente lo stadio Maradona, né sarà lo stadio che ospiterà il match di Champions League tra Union Berlino e Napoli, però tutti gli aggiornamenti ovviamente li potete seguire su Calcio Napoli 24.